La mancanza d'acqua a Formia l'anno scorso è stata una vera emergenza. I cittadini sono ancora scottati e adesso temono gli stessi disagi per l'estate in arrivo. Oltre pagare l'acqua 50 volte in più del normale, paghiamo anche 1.000 euro pro capite, pro famiglia, per comprare l'autoclave. Il timore è che quest'anno noi potremmo trovarci a rivivere una situazione come quella dell'anno scorso, che è stata snervante perché per 3-4 mesi noi non abbiamo avuto l'acqua. I lavori vengono ancora lasciati così in sospeso. Adesso per esempio ci aspettiamo un grosso lavoro su tutta la via principale, che è via Vitruvio e via Lavanga, ma non sappiamo bene come operano e che cosa alla fine verrà fuori. Ma i problemi di Formia non riguardano solo l'acqua. Non hanno molte possibilità i giovani? No, qui a Formia sicuramente no, per quanto riguarda sia lo studio, per quanto riguarda il lavoro, possibilità anche di crescere culturalmente. Le elezioni amministrative di giugno sono un punto da cui partire per cambiare le cose. Con questo auspicio la Chiesa locale e le parrocchie di Formia rivolgono un appello alla politica. Lo faranno domani durante la messa con una lettera che vi anticipiamo. Il problema dell'acqua che ha interessato l'estate scorsa la nostra città in maniera drammatica, il problema del disagio socio-economico con un'attenzione particolare ai giovani, il problema della mobilità spesso difficile soprattutto nel periodo estivo e il problema della valorizzazione del paesaggio, del territorio e delle ricchezze archeologiche. Il nostro compito è quello di essere un po' amplificatori dei problemi, dei bisogni, delle necessità che un territorio può vivere e vogliamo portarli all'attenzione della politica perché se ne faccia carico.